non c'è niente di meglio di una bella doccia sotto una cascata dopo una giornata di caccia ai mostri. Ma aspettate, cos'è questa cosa? Oh no 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 no! È un drago scheletro e non ho nessun vestito addosso, dannazione! Ok, salve a tutti, sono Spigioca e bentornati in Conan Exiles. Oggi siamo qui per un episodio speciale. Infatti, non sarà un episodio puramente survival, dannazione, c'ho già sete, ma bensì andremo a caccia di mostri e nemici in questo incredibile canyon. Infatti, gente, sono andato un po' avanti per conto mio e ho deciso insieme a voi di affrontare le avventure più epiche che Conan Exiles posso offrire. Quindi oggi assalteremo prima questo accampamento, poi lo supereremo e andremo in alcune antiche rovine che vedete sullo sfondo. E dannazione, tu devi crepare assolutamente, perché ti sei buggato lì e sei una ghiotta occasione per Espi che vuole farti stramazzare il suolo. E anche tu lì in fondo. Oh, forse no, tu no. Dannazione, chiamate gli rinforzi. Via 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 via. Ok, a questo punto posso tirar fuori spada e scudo e provare a difendermi. Affronterò i combattimenti in terza persona, che perché in prima persona sono veramente tanto incasinati. Almeno in terza persona riesco a capirci qualcosa e posso approfittare per questi piccoli stolti continuano a urlare e imprecare senza effettivamente attaccarmi. Ah, attenzione, mi tirano i calci, mi hanno disarmato. Ma porca miseria, perché mi devo disarmare in continuazione? E boom, boom, boom di randellate. Oh, ti ho decapitato, poverino. Ups, che sbadato. Voi non dimenticate di spingere questa serie e andare avanti lasciando un bel commento e un mi piace. Ma ora è il momento di tirar fuori le palle, sguainare la spada e tuffarci nel mezzo al loro accampamento, anche se c'è un pochino di paura. Beccati questo. E qua, oddio, oddio. No, 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 mi sto circondando. Via, 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 via. Sono finito nel quartiere sbagliato. Ok, Espi, fatti coraggio. Li puoi combattere. Tira fuori le palle. Ok, ok, finché esultano e finché se la tirano in questa maniera sono delle vittime perfette. Oh, piano, 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 non compitemi con le vostre lunghe terze gambe. Via, 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 meglio scappare qua. Ah, scherzavo, bitch, beccati questo. Ok, ok, ora mi sa che mi tocca scappare un'altra volta perché arrivano i suoi compagnucci. Qualche altro colpo. Mio Dio, è bellissimo quando cadono per terra. Oddio, un coccodrillo. No, 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 il coccodrillo no. Ok, devo assolutamente seminare quel fottuto coccodrillo. Corri, 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 corri. Per fortuna che è lento, per fortuna che è lento. Oh no, c'è una iena. C'è una fottutissima iena. Perché tutte a me oggi? Perché tutte a me? E beccati questo. E questo. E questo. E questo. Ho pochissima vita. Sono vivo. Sono vivo. Sono sopravvissuto e sono tornato per la mia vendetta. Piccoli stronzetti. Ora vedrete con chi avete a che fare. Dove, dove siete finiti? Dove siete? Oh no, no, sono rispawnati tutti quanti. Perché? Perché? Perché mi fai così tanto del male? Ok, li ho fatti fuori tutti, ma continuano a spawnare. Non so perché accade questa cosa. Ma ogni volta che giro lo sguardo, ne spuntano di nuovi. E spero che questo tizio non si accorga di me. Prima che gli abbia piantato la mia grossa spada sulla schiena. Sì, esulta, esulta, Cicetto, esulta. Boom, bitch. E ora possiamo proseguire la nostra esplorazione affrontando un altro bel coccodrillino appena in basso sotto questo bel villaggino. No, 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 coccodrillo, vai piano, muori. Oh, ok, ora mi posso fare una bella borsetta di coccodrillo. Vieni qua, Cicetto, dammi tutta la tua pellaccia. Ma a quanto pare, se voglio raggiungere la rovina cittadella, devo assolutamente guardare il fiume e scendere prima qui. Ma non voglio cadere in mezzo agli artigli di questa iena. Ok, sei andata, Cicetta. Ok, fiume sei mio e cittadella presto ti conquisterò. Ma bando alle ciance, finalmente siamo riusciti a raggiungere le rovine di questa antica città, di cui sembrano esserne questi muri, le protezioni esterne. Mi chiedo, ci sono altri coccodrilli che mi smorderanno le chiappe da queste parti? No, penso di no. Quindi possiamo inoltrarci in questa cittadella perduta e vedere cosa c'è al suo interno. Ho una freccia davanti agli occhi, per qualche ragione mi si è buggata sulla mano. Ok, la cosa si fa molto strana. La mia visuale inizia a scurirsi. Come gaining corruption? Mi sto corrompendo passeggiando in mezzo a queste belle rovine. Ok, forse la corruzione non è esattamente la cosa che voglio. Mi conviene tornare indietro. Voglio provare a cercare un altro punto di accesso. Magari quest'altra breccia qui. Buongiorno. No, mi corrompo anche qui. Vabbè, vabbè, io vado avanti finché non muoio di corruzione. Almeno non so bene come faccia a uccidermi la corruzione. Lo scoprirò presto. Se mi ucciderà, magari è una cosa positiva. Magari è come prendere il sole. Salve, c'è qualcosa. Oh no, 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 no. Guerriero di scheletro. Ok, beccati sta freccia e devo scappare via assolutamente, perché non so quanto siete potenti e avete gli archi pure voi. C'ho tanta tanta scaga, tanta tanta scaga. Ma questo non mi fermerà dal combattervi. Oh mio Dio, ma tu c'hai il mal di schiena? Perché vai avanti così? Ah, ah, mi ha preso le spalle, brutto bastardo. Pensavo ci avessi i reumatismi. In realtà era tutta una tecnica per distrarmi e colpirmi alle spalle. Ah, via, 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 sono cattivissimi e sono anche resistentissimi, perché non ho ancora ucciso nessuno. Ok, 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 ho completamente perso la concezione della battaglia, devo andare via. Ah, scherzavo, beccatevi questo e questo e quest'altro e quest'altro. Ma adesso mi sa che devo smetterla di scherzare, perché ho
quasi finito. La mia bella salute. Non c'è più nessuno? Veramente, pensavo che ci fosse qualche arciere pronto a infiocinarmi, ma comunque meglio ritirarci un attimo qui in basso, riprendere un po' di salute per ripartire l'attacco. Ok, non mi sbagliavo, c'è uno stronzissimo arciere lì in fondo che proverò a cecchinare dalla distanza. Oh mio Dio, che duello epico sarà, anche se mi prenderò un sacco di frecce in mezzo alle balle, ci scommetto già. Piano, piano. Oh Cristo santo, vieni qua, stupido, mi ha disarmato, mi si è rotta la spada, via, perché mi devono capitare sempre queste cose? Ok, forse sono in grado di ripararla, sì, ce l'ho fatta, abbastanza vita, forse per prenderti. Ehi, l'arciere sembra sparito, ma cos'è quella cosa? Oh no, quello è il demone pipistrello che abbiamo visto all'inizio, corri, mamma mia, mi segue, oh fuck. Ok, devo provare a combatterlo, devo fare qualcosa contro di lui, perché continua a stalkerarmi, è un pezzo che provo a seminare, dannazione. Ok, a quanto pare ho parato con lo scudo il suo potente colpo di ultrasuoni. Oh no, ok, forse è leggermente oltre la mia portata, dato che mi sta asfaltando completamente la salute. E mi continua a inseguire. Oh mio Dio! Mi ha pure chiesto il mio numero di telefono, ma ho rifiutato di darglielo, ecco perché è così incazzato. A quanto pare sono riuscito a bloccarlo indietro, lì in fondo, e sta passeggiando tranquillamente. Io ne approfitterò per esplorare ancora queste rovine senza la sua interferenza. Piano piano, buono, dove siete finiti, piccoli scheletrucci? Lo so che siete qui intorno, lo so che vi nascondete in mezzo alle rocce, ma io vi voglio assolutamente individuare perché... Ah, dannazione, ecco che mi hanno sgamato prima che io sgamassi loro. Dannazione, corri indietro, non prendetemi per un codardo, gente, ma cerco di starmene fuori dalla corruzione perché non so ancora bene che effetti abbia, anzi ditemelo nei commenti qui sotto se lo sapete, e quindi preferisco combattere questo ciccetto appena fuori dalla corruzione. Vai giù, yes! Ok, gente, ora proverò a avventurarmi seriamente all'interno di queste terre corrotte. Il problema è che ci vedo veramente poco con questa oscurità della corruzione e sinceramente non so nemmeno dove debba andare. Ma non è che esiste un item, un amuleto che mi può proteggere dalla corruzione e permettermi di proseguire con più tranquillità in mezzo a queste torri desolate, questa sorta di città demoniaca nel deserto? Oddio, ho tanta paura. Vediamo se c'è una via di fuga da questa parte. No, a quanto pare no. A quanto pare sono costretto a stare all'interno di questo postaccio. E ci sono scorpioni, ci sono scheletri, ci sono un sacco di cose cattive che forse mi hanno già individuato. Quindi, gente, mi sa che aspetterò il crafting di un amuleto per avventurarmi in queste zone, perché al momento non so assolutamente come affrontarle e morirei di sicuro. Ok, ho trovato qualcos'altro molto strano. Un gigantesco scorpione. Oh, mi ha individuato. Perché sono sempre loro a individuarmi? Oh, prima che io possa partire l'attacco. Oh, hai voluto scagliare il tuo attacco, bello scorpioncino. Attaccami, dai, su, attaccami, sono pronto per te. Ho lo scudo pronto, attaccami che ti stordisco tutto. Attacca, bastardo, non vuole prendere l'iniziativa. Ok, farò io il cavaliere della serata. Sarò io a metterti il braccino attorno al collo e a dirti qualche parola dolce. Sei andato subito giù. Dammi un pochino della tua pellicetta o quello schifo che hai indosso. E dopo una lunga giornata avventurosa non c'è niente di meglio che scendere fino al fiume per farsi un bel bagno tranquillo. Oh yes, mettiamo... Oh, cos'è quella cosa? Oh, wow, vacci piano, si stanno accoppiando davanti a noi. Quella sorta di gazzella rocciosa e la gazzella normale, non so nemmeno come chiamarle. Ok, allora, attorno a me non ci sono coccodrilli, cosa molto importante. E ora proverò a saltarla perché mi sembra molto cattiva. Sì, sta attaccando la povera gazzella. Tu non attacchi le gazzelle del mio quartiere. Prenditi questo. Oh mio Dio. Ok, mi ha disfatto lo scudo alla Oh Cristo santo, ok, sei molto pericoloso, ma la mia spada non ha paura di te. Stramazzi al suolo. Aspetta, ma se ti colpisco posso ottenere rocce? Ah beh sì, giusto, perché sono stata in gazzella di roccia. Complimenti, scommetto che tua moglie è sempre soddisfatta di te. E come vi dicevo, non c'è niente di meglio di un bel bagnetto nel fiume per recuperare energie dopo una faticosa esplorazione di questo canyon indemoniato, perché a quanto pare abbiamo combattuto delle creature piuttosto demoniache oggi. Ma tutto questo e tanti altri problemi scompaiono davanti a queste sorta di acque termali in cui siamo immersi e in cui possiamo goderci la vita. E madre natura, oltre a offrirci una bellissima vasca, ci offre anche un'incredibile doccia. Oh, non c'è niente di meglio di una bella doccia sotto una cascata dopo una giornata di caccia ai mostri. Ma aspettate, cos'è questa cosa? Oh no, è un drago scheletro e non ho nessun vestito addosso, dannazione! Via, corriamo via, non penso che combatterlo sia un'opzione a questo punto. Conviene fugarsela alla grande e se magari mi si recuperasse la stamina. Piano, ciccetta, attenta che ti becchi una zampata del dragone, attenta che te la becchi sulla schiena. Ok, attraversiamo il villaggio di questi sprovveduti, vediamo se il dragone si distrae, si mette ad attaccarli. No, ci stanno stalkerando tutti a quanto pare. Ok, scorciatoia! Ok, buttiamoci giù dalle scarpate per vedere se riusciamo a seminarli. Male
maledetti bastardi si sono alleati contro di me. Ehi, aspettate, il dragone sembra essersi dimenticato della mia esistenza. Non questi stronzetti che continuano a stalkerarmi. Ma a quanto pare forse sono scappato al dragone. Espi fortunato un'altra volta, eh? Va bene, dai, nel frattempo mi occupo di voi e poi penserò a cosa fare con il dragone, dato che... Oh, yes! No, arrivi anche te. Stavo parlando soltanto con il tuo amico. Tu non sei invitato nella nostra discussione. Ok, sistemato. Mi sa che è un po' meno sistemato il dragone d'ossa, che si sta avvicinando pericolosamente. Ok, mi aggiro a quattro qua. No, 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 ce l'ha con me, ok? Ok, si è ricordato che esisto. Meglio scappare. Corri, Espi, corri. Ok, sono tutto sporco di fango e non voglio pensare a cos'altro. E... ho trovato un ingresso per delle caverne. Ok, qui sicuramente ci saranno dei ragnoni giganteschi. Non voglio nemmeno pensarci. Comunque ci potrei fare una visitina le prossime volte, se vi piace l'idea. Quindi, gente, questo era Conan Exiles. Spero vi sia piaciuto. Non dimenticate di supportare questa serie lasciando un bel mi piace e commentando qui sotto con consigli, trucchi, suggerimenti che vorreste io utilizzassi nei prossimi episodi, in cui vi porterò la caccia ad altre incredibili creature. E soprattutto suggeritemi luoghi da visitare e creature da combattere, perché voglio che ogni episodio contenga cose che volete veramente vedere Espi affrontare. Alla prossima, ciao ciao!